crisi agraria, scusate, la crisi agraria, dimentichiamo una cosa, che ultimamente tra l'altro è stata messa in discussione da una sorta di insomma, corrente un po' revisionista che diciamo, ha considerato alcuni ulteriori dati statistici che in qualche modo mettono in dubbio quanto si credeva fino a quel momento, però diciamo, a grandi linee possiamo dire che la crisi agraria di fatto c'è stata, è esistita, ci sono appunto una serie di documentazioni e poi gli effetti che diciamo, sono abbastanza noti a tutti, insomma, anche in termini di immigrazione, eccetera. Ecco, se non altro, quello che emerge dal dibattito pubblico di quegli anni è appunto uno degli effetti principali, vale a dire la contrazione del reddito agrario, che derivava soprattutto dalle colture cerealicole, e allo stesso tempo, diciamo così, a livello interpretativo, diciamo così, è il caso di riflettere su certe considerazioni svolte al tempo da parte della Corisini, il quale appunto aveva messo in luce che negli anni 80 la miseria, appunto, che abbiamo chiamato prima, aveva imposto l'uso continuo ed esclusivo del fumettore, quindi un uso abbondante, diciamo così, di consumo abbondante di grano turco, si stava riferendo principalmente all'area del bolognese. Dall'altra parte Cazzola, quando appunto richiamava per l'area del nord Italia il cosiddetto obbligo di commercializzazione del frumento, vale a dire quella pratica che in qualche modo i imprenditori agricoli adottarono di riversare più grano, più frumento appunto sul mercato per cercare di tamponare, no, il calo del reddito agrario, e dunque questo aveva un effetto diretto sulla compressione del grano che invece i contadini potevano utilizzare per sfamarsi, e allo stesso tempo, come altra faccia della medaglia, l'aumento del consumo di mais, no? E di conseguenza la estensione della pellagra. Diciamo che ci sono delle considerazioni riguardo appunto a questi fenomeni che spingono, hanno spinto insomma certi storici ad identificare la crisi agraria come un processo che ha facilitato, ha influenzato positivamente l'estensione della pellagra. In realtà, per dire, se noi adesso andiamo a vedere alcune dinamiche che hanno a che fare con la Romagna, questo è un po' diverso. Devo anche dire, dall'altra parte, però, che, e questo lo vediamo adesso, anche nell'ambito del padano, insomma, ci sono delle reazioni diverse dei gruppi trattenieri, degli imprenditori agrari rispetto alla crisi agraria, e sono quelli appunto della classica, insomma, conversione delle culture cerealicole in culture foraggere, che è quello che appunto andremo a vedere tra poco. Allora, l'idea è di far vedere una trasformazione, però partendo da quella che era la situazione, diciamo così, base. Questa tabella, in qualche modo, relativa appunto al consumo di prodotti agricoli del distretto di Forlì nel 1881, quindi diciamo così all'inizio di questo processo di trasformazione che andiamo a vedere, ci mostra da una parte soprattutto insomma, come la composizione del consumo individuale fosse costituita prevalentemente appunto da grano e da mais, con diciamo, percentuali differenti a seconda delle diverse borghi o aree, località. Qui ho messo solo il caso di Forlì, ma ovviamente anche quello di Cesena e di Rimini. Vedete appunto il mais che oscilla da un minimo del 23% al massimo del 60%. Il caso di Cesenate vede, e anche da Rimini vedono diversi casi di un consumo abbastanza consistente appunto di mais. Un altro elemento che è abbastanza interessante, sempre relativo a questo primo periodo, riguarda il consumo di prodotti agricoli del comune di Coriano, che diciamo ha la peculiarità, questa tabella insomma, di mettere in luce che cosa? Anche le diverse ceti sociali che compongono, in questo caso componevano appunto la comunità di Coriano, e dunque quelle due parti insomma, in rosso che appunto fanno riferimento al consumo individuale di grano e di mais,
ci mostrano come ci sia un netto squilibrio, cosa che ovviamente sappiamo già, ma in questo modo è documentata, insomma, tra la composizione della dieta dei benestanti, possidenti, funzionari, grandi commercianti e quelle invece di una parte agricoltori, mezzadri e lavoratori giornalieri. Vedete che c'è un netto squilibrio, nel senso che da una parte il consumo di mais, nel caso appunto delle classi popolari, è pervasivo in un certo senso, e invece dall'altra parte il consumo di grano è quasi totale da parte dei benestanti e possidenti. Bene, che cosa accade nell'area fondivese? Adesso il comune di Coriano, per certi versi, non è detto che sia considerato come emblematico, no? Però ci dà un'idea di quello che potrebbe essere appunto la composizione a livello di diversi centri sociali. Da una parte, ripeto, nell'area fondivese è in qualche modo caratterizzata, come altre aree italiane, da una difficile congiuntura in questa prima parte del decennio degli anni Ottanta, no? Quindi difficoltà legate appunto ai fattori meteoclimatici da una parte e patogeni dall'altra. Però questa, diciamo, prima fase, no, dall'81 all'85, è caratterizzata da un particolare trasformazione della rotazione agraria, e non solo, come vedremo, perché a partire dalla fine degli anni 70 appunto comincia la graduale espansione delle foraggere, erba medica, trifogli in particolare, che però non è così esplosiva, perché in qualche modo è caratterizzata e penalizzata da una scarsa diffusione del sistema di irrigazione. E poi in un certo senso dall'inizio degli anni 80 questa prende piede quello che appunto si rileva è una riduzione di quasi il 20% della superficie occupata dal mais, no? Mentre tengono da una parte il grano e la canapa, cioè nel senso che non si espandono, che non coprono quella parte che appunto viene lasciata dal mais, dalla contrazione del mais, la quale appunto viene sostituita di fatto dalle foraggere, appunto. Questo è legato dall'altra parte alla crescita del prezzo della carne e alla, come dire, una immediata conseguenza, lo stimolo all'espansione dell'attività zootecnica, no? Quindi questi elementi sono naturalmente legati tutti e alla fase, diciamo così, che ne segue di espansione, no? Del settore zootecnico in direzione di un sempre miglioramento della qualità di questa selezione delle razze bovine, cosa che diciamo nel Fondivese comincia in questo momento, ma nel Cesenatico era già attiva da qualche anno, insomma. E allo stesso tempo però vediamo come nell'ambito appunto di questo processo di contrazione del mais c'è una trasformazione parziale, se vogliamo, delle tipologie di mais, nel senso che si diffondono nuove varietà di mais che vengono utilizzate prevalentemente come nutrimento animale, no? Questo che vi ho indicato, il Dan Prolific Field Corn, è una di queste varietà che prende piede in questi anni e che diciamo così ci fa capire appunto come ci sia una trasformazione all'interno di questo subsettore, insomma. Ovviamente legato a questo processo c'è anche una sensibile riduzione, in questo caso sempre oltre il 20%, del mais macinato, che dall'altra parte ci sta ad indicare che cosa? Ci va a riflettere una trasformazione in atto nella dieta contadina, cioè una sorta di parziale sostituzione del consumo di mais da parte dei mezzadri con consumo di farina di mais o consumo di farina di grano, di frumento. E questo perché generalmente viene spiegato con il calo del prezzo del frumento. Questo elemento è confermato, se vogliamo, anche da un'ulteriore elaborazione statistica. Adesso l'ho preso da dati che Bartolomeo Moreschi, che è un insegnante di agraria dell'Istituto Tecnico Fondivese, che poi sarebbe divenuto appunto il direttore della sezione di agraria di agricoltura del MAIC, aveva studiato nel corso di questo, diciamo, decennio, grosso modo dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 80, andando a guardare appunto quelli che era l'evoluzione dei due gruppi, diciamo così, di mulini, da una parte mulini che
producevano farina di gran trucco e altri farina di grano. Quello che un po' si vede è una sorta di andamento che oscilla per quanto riguarda il grano, anche se per l'ultimo biennio è in fase calante, mentre per quanto riguarda il mais, diciamo, c'è una flessione abbastanza evidente, insomma, soprattutto nell'ultimo periodo del consumo e nella produzione appunto di farina di mais. Per Moreschi era abbastanza evidente questo aspetto appunto di questa sostituzione, e anche il fatto che veniva utilizzato sempre di più la granella di mais per nutrire i maiali in modo particolare. Ecco, diciamo, rilanciando in un certo senso quanto diceva il professoressa Giovannini prima, il rapporto appunto tra prezzo del frumento e Bellagra è un rapporto che, come dire, emerge in molti di questi studi, no, nel corso di questi anni, e che ci sembra abbastanza intuitivo come tipo di rapporto, anche se devo dire che da quelli che ho brevemente analizzato è un po' debole la correlazione dal punto di vista statistico. Questo anche perché in certi casi i medici che hanno, di solito si trattava appunto di medici che hanno riportato queste statistiche, a volte mettono, diciamo, in relazione il prezzo del frumento, che talvolta prezzo medio locale, a volte invece quello nazionale, da una parte, e dall'altra ci sono statistiche diverse che vanno dal ricovero appunto dei pelagrosi, alla morte dei pelagrosi. Il decorso della malattia in qualche modo incide, quindi è difficile pensare ad una correlazione, questo in realtà lo dicevo già anche di Bernardi, a una correlazione, ad una spiegazione di fatto monocausale appunto tra il prezzo del frumento da una parte e la pellagra nelle sue diverse manifestazioni dall'altra. Nel senso che serve una, diciamo, spiegazione probabilmente molto più complessa, che tenga in considerazione una molteplicità di cause, come ad esempio appunto il mutare anche del reddito reale del ceto contadino, ad esempio. Ecco che da un certo punto di vista, quindi rilancio al discorso che facevo prima, questa trasformazione che avviene in ambito fuorilese in un certo senso è confermata, se vogliamo, però ovviamente bisogna far sempre la tara a un certo tipo di affermazione, insomma, legata a alcune affermazioni appunto della fine dell'Ottocento, delle particolari, sì, osservatori, coedi di questo processo, che appunto ci testimoniano come i mezzali, questa fase finale, fossero ritenuti generalmente appunto arbitri della rotazione culturale, che in questo modo non fa altro che confermare questa capacità dal punto di vista di questa parte del ceto contadino di intervenire appunto sulla rotazione culturale in quel modo che abbiamo visto prima. Diciamo, conclusione di questo processo di trasformazione è evidente dalle relazioni appunto di Pubblica Sanità, che sono pubblicate nel 1886, che la pellagra alla fine di questo processo di trasformazione, anzi diciamo non proprio alla fine ancora di questo processo di trasformazione, diventa un problema che è limitato a pochi comuni della provincia, di fatto l'antica provincia di Forlì, quindi distretti di Forlì e Generini, e poi di fatto sarà almeno quanto attestato al comizio agrario, e quindi sempre chiaramente diciamo così, in qualche modo riflette una certa parte, ecco, della società, un certo ceto, chiaramente, però si attesta alla quasi scomparsa della pellagra dal distretto di Forlì. Quindi un processo che comunque ha sicuramente trasformato e modificato, no, da un certo punto di vista, forse anche strutturale, questo non toglie che poi la pellagra possa essere ritornata in modo un po' più insistente successivamente, però di fatto quello che volevo mettere in luce a conclusione dell'intervento è che la crisi agraria in questo caso, ma non è solo questo, ho presente anche il Reggiano e sicuramente anche altri casi, diciamo così, saranno simili, sì, quelli dove appunto c'è questo processo di sostituzione, di conversione, insomma, dalle culture cerealicole, di mais in particolare, alle culture foraggere, no? Si va verso il mixed farming, no? In un certo senso, ecco che in questo modo questo processo di trasformazione dovuto alla crisi agraria ha influito positivamente sulla comprensione del fenomeno pellagroso, e dunque non ha avuto solo effetti diciamo così negativi come spesso appunto ci si è sentito dire. Grazie. Ringraziamo
La prossima relazione, tenuta dal professor Cercato Cerasoli, i medici e la penale. Il professor dottor Cercato Cerasoli, laureato in medicina e chirurgia, ha un curriculum di tutto rispetto che per ragione di tempo riproporrà dottore, lo condenseremo. E ha soprattutto una importante bibliografia di studi dei rimedi della medicina in Romagna, Guarigua Rossa, Riti e rimedi della medicina popolare in Romagna, e cito solo alcuni: la memoria del colera in Romagna, nella Romagna del Risorgimento, la medicina popolare in Romagna, recentemente un altro di quelle che erano via di storica, Mal di Zolfo, minatori, medici e malattie della Romagna e di Montefeltro nella seconda metà dell'Ottocento. Grazie, io sono molto contento di essere qui perché questa è la realizzazione di un sogno, di un'idea che abbiamo avuto molto tempo fa Chiara Righetti e io. Cioè, ci siamo posti l'obiettivo di creare un caso studio che riguardasse la storia della salute e che parlasse della Romagna dell'Ottocento. Allora abbiamo deciso di ritirare fuori una malattia che non esiste più, la pellagra, perché è una malattia che si presta molto bene alla interdisciplinarietà, si presta molto bene alle analisi di storici di taglio diverso, lo storico dell'economia, la storica della geografia, lo storico dei manicomi, il medico che si occupa di storia della salute e tante altre persone ancora. E quindi oggi sono molto contento di portare la mia, diciamo così, parte di questa storia, che è la parte che riguarda la medicina. Il quadro che con Chiara Righetti abbiamo scelto come illustrazione della locandina è un quadro molto importante. È un quadro di Mentessi, un pittore ferrarese, e che si chiama Panem Nostrum Quotidianum. Guardate, è una donna pellagrosa che tiene in braccio la figlia. Adesso forse qui i colori non si vedono bene, ma è proprio terrea, questo viso terreo, diceva giustamente la professoressa Giovannini, che qualche medico avvicina malaria e pellagra, perché la malaria qui la conoscevo, qui la malaria è endemica nelle zone costiere, e perché questo colorito terreo era proprio anche dei malarici. E questa donna con questo bambino in braccio sta in un campo di grano turco, perché questo era il suo pane, il nostro quotidiano. Chi è che prende la malaria? Chi è che prende la pellagra? Prende la pellagra chi si alimenta esclusivamente di mais. Prima il professor Mastrotti ci diceva monofagismo maidico, vuol dire questo, cioè vuol dire che queste popolazioni agricole erano costrette dalla miseria a nutrirsi in inverno solamente di grano turco. Al grano turco manca una vitamina, che è la vitamina B3, e la pellagra prevente il vitamin, e quindi queste persone hanno la malattia. Dove sta la vitamina B3? Sta nella carne, soprattutto nel fegato, nel pollame, sta nel latte, sta nelle uova. Ma queste erano, diciamo così, risorse che magari le zadri avevano, ma vendevano. Vendevano. La tradizione alimentare romagnola non era di usare il latte. I latticini che si producevano in mezzadria venivano venduti, così come erano venduti spesso gli animali da allevamento. Ora, quindi, questa pellagra è una malattia da carenza, ma questo si è scoperto molto dopo, negli anni 30. Questa scoperta è stata fatta, intuita da un tedesco, da Funke, e dimostrata negli Stati Uniti negli anni 30. La mia relazione ha un obiettivo, che è quello di parlarvi di che cosa sapevano i medici in Romagna della pellagra e dei limiti. Il primo limite è quello che ci faceva vedere Chiara Righetti, cioè la Romagna, ma non è la Romagna di allora, guardate bene, questa è la Romagna ideata da Rosetti, perché parleremo ad esempio della Romagna toscana, parleremo del Montefeltro, che a quel periodo nell'Ottocento non erano previste nella Romagna. Rosetti le aveva previste e secondo me hanno un legame molto stretto, perché la pellagra nella Romagna inizia proprio lì, lo vedremo, nella Romagna toscana. L'altro limite è questo personaggio, Cesare Lombroso. Perché è un limite? Perché la storia della pellagra dura in Romagna 120 anni, parte all'inizio dell'Ottocento e finisce negli anni 20, negli anni 30. Ecco, il dottor Lombroso è uno spartiacque. Nel 1870 tutti i medici romagnoli che si occupano di pellagra si uniformano come
moltissimi altri medici italiani, al dettato lombrosiano, che è quello di pensare la pellagra come una malattia da avvelenamento da mais. La teoria di Lombroso è quella tossicozeista, cioè Lombroso dice ci si ammala di pellagra non perché si mangia solo mais, ma perché si mangia il mais guasto, il mais che è stato ammalorato da funghi, muffe e quindi è diventato velenoso. A questa teoria lombrosiana dagli anni 70 tutti i medici romagnoli si uniformano e quindi uniformandosi a questa esteopatogenesi si uniformano anche alle cure e si uniformano anche alla profilassi. Quindi io mi fermerò al 1870 e l'ambito che studierò è la Romagna. E come ho organizzato la mia relazione? L'ho organizzata in questi 10 punti, vedete quali sono state le fonti, le voci dei medici. Cosa si sapeva in Romagna, che cosa conoscevano i medici romagnoli all'inizio dell'Ottocento della pellagra, quando arriva realmente la pellagra, e questa è forse la parte più interessante della relazione. Negli ultimi anni, negli ultimi 50 anni, molti storici si sono occupati di pellagra, De Bernardi, Sorcinelli, se ne è occupato Finzi, ognuno con un taglio diverso, però tutti hanno, diciamo così, preso in esame questa malattia soprattutto dal 1860, 70, 80, da quando questa malattia diventa una endemia pubblica, da quando si scoprono i veli. Prima ha letto la professoressa quel bellissimo intervento di Costa, ecco, lì negli anni 80 si scopre il velo della pellagra, allora la pellagra diventa un problema pubblico. Ecco, io però mi sono occupato del prima, perché secondo me è veramente una zona, come ha ricordato anche Omar Mazzotti, inesplorata per molti versi. E la sottostima dei pellagrosi, che è un problema che è già stato...